Come ogni anno desidero porgere i migliori auguri, i migliori auspici per un anno nuovo, per un 2016 che porti tanta tranquillità, serenità e la risoluzione di tanti problemi che magari quest'anno non sono stati risolti a ognuna delle famiglie del comune di Camerota. Ed è anche il momento questo di fare velocemente un breve riassunto di quello che è stato il 2015 come amministrazione, come vita amministrativa. Dobbiamo dire innanzitutto che non ci dobbiamo nascondere le difficoltà in cui versano i nostri concittadini in un momento in cui l'Italia soffre, l'Europa soffre, tutto l'Occidente soffre. E quindi, pur sapendo e pur essendo consapevoli che il momento è difficile per tutti, noi come Comune di Camerota dobbiamo fare più della nostra parte affinché qualche problema venga risolto, affinché vengano alleviati i problemi che ognuno di noi ha. E devo dire che il 2015 è un anno che ci ha dato la possibilità di verificare che quando le cose vengono fatte in un certo modo, quando le cose vengono programmate e fatte veramente con linearità e trasparenza, poi i risultati si raggiungono. Abbiamo avuto innanzitutto un'estate in cui tanti turisti sono venuti nel comune di Camerota, non c'erano tanti turisti da tanti anni e questo ha consentito di avere un maggiore reddito da parte del comune, di avere un maggiore reddito da parte degli operatori turistici, dei proprietari di appartamenti e quindi tutto questo ha consentito una maggiore occupazione anche per un periodo più lungo. Ecco, questa è la strada che noi dobbiamo assolutamente percorrere. Abbiamo fatto tanta comunicazione, tanta pubblicità. Ricorderete la presenza della RAI con la linea blu per ben due volte, Sereno Variabile, siamo stati su Sky con gli spot, siamo stati nell'ultima pagina e siamo tuttora nell'ultima pagina di Seat Pagine Gialle, dove sono in bella vetrina le nostre spiagge più belle, che sono il maggiore attrattore per i turisti, Calabianca e Baia degli Infreschi. Abbiamo poi fatta tanta altra pubblicità attraverso i vettori aerei, siamo stati su Meridiana nella rivista specializzata che si inserisce a bordo dei vettori stessi, e dove anche in questo caso è stata promossa la spiaggia di Calabianca. Siamo stati sulla rivista della Freccia Rossa su Trenitalia e quindi tutto questo ci consente oggi veramente di avere il massimo della visibilità a livello nazionale. E poi consentitemi di ricordare, credo che tutti quanti siete d'accordo con me, quella che è stata la pagina più bella di quest'anno, cioè l'attribuzione delle cinque vele di Legambiente al nostro comune. Cinque vele che soltanto 14 località insieme al comune di Camerota hanno. Le cinque vele che sono state poi assegnate alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che in quell'occasione, nel momento in cui ha premiato questi 15 comuni, tra cui il comune di Camerota, ha detto: voi rappresentate l'orgoglio italiano, voi rappresentate il meglio che il turismo italiano esprime. E tutto questo non è un motivo di orgoglio solo personale, ma è un motivo di orgoglio di tutti i cittadini del comune di Camerota che giorno per giorno fanno veramente
quanto di meglio si può fare per quanto riguarda la raccolta differenziata, per quanto riguarda quotidianamente il lavoro che ci consente di essere sempre ospitali con i turisti che fanno il loro lavoro con serietà e dignità all'interno delle strutture turistiche. Ecco, questo è un premio che voglio condividere assolutamente con tutti i cittadini del Comune di Camerota. Sulle opere pubbliche magari diremo in altra sede, ma oggi il Comune di Camerota è un cantiere aperto, vi sono 11 cantieri aperti in questo momento per opere pubbliche che sono già concluse o i lavori si concluderanno nei prossimi giorni oppure inizieranno e si completeranno entro il 2016. Sono sotto gli occhi di tutti, inutile citarli, ma veramente anche questo deve essere un motivo di orgoglio per questo comune che 3 anni e mezzo fa, quando mi sono insediato, era una cosa, oggi è tutt'altra cosa. Questo comune è cresciuto molto, crescerà ancora e sono sicuro che voi tutti da casa concorderete con me nel dire che siamo sulla strada giusta, non dobbiamo fermarci, dobbiamo insieme a tutti voi costruire un futuro ancora più bello. Ecco, io con questo auspicio che voglio augurare a ognuno di voi, alle vostre famiglie, a tutti i vostri cari, un bellissimo 2016, un bellissimo 2016 anche per il Comune di Camerota e per tutto quello che rappresenta per me e per voi. Grazie a tutti. Voglio infine augurare a tutti i telespettatori di questa bellissima Licusati nel mondo i migliori auspici per un bellissimo 2016 e voglio augurare a Gioacchino Cavaliere, veramente di cuore ogni bene per il prossimo anno, perché è veramente il lavoro che lui profonde in questa sua passione, veramente è encomiabile. Lo dobbiamo veramente ringraziare perché porta la notizia, porta l'informazione dovunque nel mondo, per, non solo per i nostri concittadini, ma per tutti coloro che vogliono avere notizie dal nostro territorio. Veramente lo faccio di cuore, molte volte ce ne dimentichiamo, lo voglio ringraziare per tutto quello che fa, perché lo fa in maniera veramente volontaria, lo fa con grande passione, anche con un dispendio di energie sia economiche che fisiche, che deve essere quantomeno ricordato e perciò deve essere ringraziato come merita. Grazie Gioacchino, grazie per tutto quello che fai e buon anno a te e alla tua famiglia.